Pronti ragazzi, prima salita con l'impianto, face mask, tac e via. Con gli sci vintage ventenni della cara Salomon. Ragazzi, ci siamo! Prima seggiovia! Guardate che panorama, ragazzi, spettacolare! Noi andremo lì sopra, alla Pala Santa. Adesso proviamo a fare una discesetta con calma. Pippo, sei pronto? Guarda che figata col sole, con questi occhiali, è perfetto. Inizia a sciare, Trap, dai che lo sai fare! Vamos! Mia, spettacolare, Trap! È già bella limpida qua! Grazie! Ma sembra che hai sciato l'altro ieri, Tra, ma sei un master, vai vecchio, sei piano piano, bene. Vai vecchio, salto, no, non ho saltato un cazzo, raga, devo riprovare. Come vedete è una splendida giornata, non c'è una nuvola, siamo in pieno sole e ormai tutte le piste da questo versante sono al sole. Al sole. Perciò meglio di così, cosa vuoi chiedere? Guarda, curvette, andiamo. Pala di Santa, eccoci qua. Raga, siete pronti? Ora c'è il muro, eh. Ci proviamo, raga, andiamo giù con calma, senza farci prendere la mano. Curvette strette, qui sotto controllo, senza timore, eh. Dai raga, su. Ok, non far slittare troppo, vinci bene con la lamina. Trap, gira, ah. Oh. Ah. Oh, che velocità, matto, che discesa raga, incredibile, con scioltezza, senza grosse problematiche in realtà. Bel cappuccino, fronte pista. E poi si continua, ragazzi. Si riparte e si va giù di qua dritti per dritti. Wow, guardate che bello sciare al sole. Spettacolare, ragazzi. C'è l'ombra quasi, non vedi niente. Ok, ci siamo. Si torna sul buon caro ski lift. È davvero uno spettacolo. C'è il silenzio della montagna, tranne quando parlo io ovviamente, ma ora ve lo faccio ascoltare. E poi vedrete dei panorami mozzafiato, davvero incredibili. Sentite, solo l'arietta. Vedete, Pala Santa, qui siamo esattamente a 2314 metri. Questa è la Pala Santa, il muro che abbiamo fatto prima è la variante della, principale della Pala Santa, Pala di Santa. Mentre adesso noi andiamo con lo ski lift fino alla cima più alta della montagna, che è circa sui 2004. Vai ragazzi, guardate che panorama. Tra l'altro io vi ho detto arriveremo al 2004, ma era per modo di dire, cioè invece proprio sono 2400 e 0, cioè proprio neanche un metro sbagliato. Guardate che panorama. Adesso saliamo a piedi, abbiamo lasciato gli sci sotto, credo dove ci siano quelle persone o un po' meno qua dietro. Ah, qua dietro la casetta, giusto una ventina di metri per godere del panorama più mozzafiato che ci possa essere. Che bella la montagna. Qua vi posso dire anche tutte le cime. Guardate. Che spettacolo.
Ci sono 300. Tanti 3000, ragazzi. Guardate qua. Cioè, ostia! Antero. Crozon dell'Ares 3354, mi sa che è il più alto di tutti. Guardate che spettacolo. Davvero una figata. Scusate per l'occhio, beh, faccio così come i sergenti perché ho l'occhio un po' sguercio col sole in faccia. Ho ritrovato questo scaldacollo magnifico del Decathlon che non trovavo più da 3 anni. Grazie a Papin Sport che mi ha laminato gli sci, mi ha messo la cera. Il panorama è davvero mozzafiato. Se non fosse per la scomodità di abitare a questa altitudine e per il freddo che fa ovviamente di notte, penso che chiunque vorrebbe vivere qui. Guarda che roba! Salto! No! Oh, c'è che adesso c'è il muro della Pala di Santa! Dopo una bella mangiata, stomaco pieno, si riparte e si va verso Pampeago. Eccolo qua, ragazzi, il famoso montagnello. Attenzione, perde lo sci. Che roba! Guardatela com'è! È bianchissimo! Tieni, Pippo. Ti hai recuperato lo sci, sennò dovevi fartela tutta in salita. Putega. Che bel muro, guardatela da sotto, ragazzi. Incredibile. Sembra pendente, ma non lo è. Ma come ha fatto a volare, Pippo? L'ho visto rotolare per metri. Ho preso troppa velocità, troppa velocità. Sei bianchissimo, l'uomo delle nevi. Non mi ha tenuto la lamina. Ma infatti tu sei andato giù come una saetta, sei impazzito. Grande Pippo, in bianca tutto. Ok, ragazzi, abbiamo il 3%, anzi il 2% di batteria, fra un po' si spegnerà la GoPro,